importanti iniziative a conferma ancora di quanto il territorio tenga al nostro ospedale materno-infantile il Ponte del Sorriso. Il 25 maggio alle ore 21 al Teatro Santuccio Sara Maestri metterà in scena il suo libro autobiografico La bambina dei fiori di carta, proprio per promuovere quanto sia importante un sorriso per i bambini in ospedale. Lei che da bambina malata ha vissuto proprio sulla propria pelle le paure e le sensazioni che un bambino quando è piccolo può avere nell'affrontare la malattia e la sofferenza. La seconda iniziativa invece altrettanto importante è la Cavaliera del Sorriso, comici di Zelig, Colorado con Max Cavallari, ma anche acrobazie con i truzzi volanti, musica, insomma uno show fantastico il 31 di maggio alle ore 21 al Teatro Apollonio di Varese, e è uno spettacolo importante per raccogliere fondi per acquistare due importanti ecografi per il Ponte del Sorriso, una per la diagnosi precoce delle malattie pediatriche, l'altro cardiologico, perché noi abbiamo comunque una delle pochissime cardiologie pediatriche e il Ponte del Sorriso dovrà dotarsi di queste importanti apparecchiature per poter curare sempre al meglio i nostri bambini. Per cui invitiamo tutti, assolutamente importante partecipare, tutti possono dare un contributo per rendere grande, far crescere sempre di più il primo ospedale materno-infantile della Regione Lombardia, che sarà proprio a Varese.